Ora svolgiamo questa serie di equivalenze. In questa tabella le equivalenze vanno lette così. Cominciamo da questa riga: 2,40 atmosfere, quanti pascal sono? 1,15 atmosfere, quanti bar? Il risultato va messo qua. E 0,85 atmosfere, quanti torr? Poi di seguito 86.000 pascal, quante atmosfere? Poi 55.000 pascal, quanti bar? E 285.000 pascal, quanti torr? E così via. 0,998 bar, quante atmosfere, eccetera, eccetera. Cominciamo con 2,40 atmosfere da portare in pascal. 2,40 lo ricopiamo, al posto di atmosfera ci mettiamo 101.300 pascal. Questo risultato lo possiamo anche portare in bar, scrivendolo in formato scientifico: 2,43 per 10 alla quinta pascal, 10 alla quinta pascal è un bar, quindi 2,43 bar. Si conferma che atmosfera e bar sono unità di misura molto simili: 2,40 atmosfere, 2,43 bar, il bar essendo appena più piccolo dell'atmosfera. La stessa cosa la vediamo anche nella seconda equivalenza: 1,15 atmosfere da portare in bar. Prima abbiamo visto che un'atmosfera è 1,013 bar e quindi sono 1,18 bar. Di nuovo abbiamo due valori molto simili, con il numero di bar appena superiore a quello delle atmosfere, 1,15 e 1,18. Adesso 0,85 atmosfere da portare in millimetri di mercurio o torr. Ricopiamo 0,85, al posto di un'atmosfera scriviamo 760 torr e quindi sono 646 millimetri di mercurio. Ora facciamo il blocco delle equivalenze che partono dai pascal e vanno convertiti pascal in atmosfere, bar e torr. Per passare alle atmosfere basta ricordare che un pascal è un 101.300 di atmosfera. Quindi ricopio 86.000, al posto di pascal metto un'atmosfera diviso 101.300 e questo è il risultato. Per passare dai pascal ai bar basta ricordare che un pascal è un 100.000 di bar, 10 alla meno quinta, e quindi otteniamo 0,55 bar. Per passare dai pascal ai torr conviene prima passare all'atmosfera, quindi ricopiamo il numero 285.000, poi al posto di un pascal ci mettiamo un'atmosfera diviso 101.300 e poi successivamente al posto di un'atmosfera mettiamo 760 torr. Facendo l'intero calcolo viene 2.138 millimetri di mercurio. Ora vediamo il blocco delle equivalenze dai bar alle altre unità di misura, atmosfere, pascal, torr. Ricopiamo il numero 0,998, al posto di un bar, ricordiamo che un bar è un'atmosfera diviso 1,013, perché il bar è appena più piccolo dell'atmosfera come unità di misura e quindi viene questo risultato in atmosfere. Dai bar ai pascal è facile perché basta sostituire a bar 100.000 pascal, quindi questo è il risultato, e da bar a torr conviene passare prima attraverso una atmosfera, ricopiando il numero 1,040 e al posto di bar ci mettiamo un'atmosfera diviso 1,013 come abbiamo visto all'inizio. Poi al posto di atmosfera scriviamo 760 torr. Facciamo tutto questo calcolo e viene 780 torr. Ora rimangono le equivalenze dai torr alle altre unità di misura. Cominciamo dai torr alle atmosfere. Basta sostituire a un torr un 760 di atmosfera, quindi 1000 torr sono 1,316 atmosfere. Dai torr ai pascal conviene prima passare sempre attraverso un'atmosfera, quindi come abbiamo visto prima sostituiamo torr con un'atmosfera diviso 760 e poi al posto di atmosfera ci scriviamo 101.300 pascal. Svolgiamo tutto questo calcolo e così siamo passati dai torr ai pascal, 69.000 e rotti. Siccome poi il valore iniziale era dato con tre cifre significative, invece di dare il risultato con cinque cifre, lo scriviamo in formato scientifico, 6,39 per 10 alla quarta pascal, così abbiamo tre cifre significative anche nel risultato come nel valore iniziale. Infine, l'ultima equivalenza, dai torr ai bar. Anche stavolta passiamo attraverso un'atmosfera, quindi dividiamo per 760 e poi al posto di atmosfera scriviamo 1,013 bar.
Quindi alla fine siamo passati da 710 dor a 0,946 bar.